Sentendo quante diverse vocazioni, no? E la voce, la chiamata può arrivare quando meno te l'aspetti, può essere una spinta potente, una spinta dietro cui c'è una vocazione che viene chiamata, non so se è un termine adeguato, insomma, una vocazione adulta. Allora, la vocazione, la storia che stiamo per raccontarvi è quella di Don Nando Brusca, ben arrivato, cappellano dell'ospedale di Colleferro. Allora, Don Nando, siamo vicino a Roma. Sì, ci siamo avvicinati, lì eravamo a Firenze, non lontanissimi, ma insomma, ora siamo più vicini. Quanto tempo è passato dalle prime domande che lei da ragazzo, forse, non so, anche dopo, da giovane adulto, ha iniziato a porsi sul futuro della sua vita, al sì dato al Signore? Ci ho messo 10 anni, lento e tardo, come dice Gesù ai discepoli di Emmaus, perché mi sembrava, visto il mio rientro alla fede verso... Allora lei ha detto rientra la fede, io le devo chiedere che famiglia era la sua, se si respirava la fede, allora, quando si è allontanato. Io a 12 anni volevo diventare prete, ma non perché in famiglia fossero particolarmente religiosi o addirittura bigotti, no? Insomma, io appartengo già, non dico a un'era preistorica, ma insomma ho 68 anni e sono 30 anni che sono sacerdote. Però poi all'improvviso... Iniziato le scuole superiori, liceo scientifico, preso da tante cose, lo studio sicuramente, ma anche le amicizie, eccetera. Io a 18 anni credevo di essere ateo. 5 anni dopo, un mio amico, che adesso è medico, mi fa la proposta di un soggiorno in Val d'Aosta con i salesiani. Io il concilio non l'avevo vissuto per niente. Mi sono ritrovato in compagnia di questa gente, di una chiesa come non rimessa a nuovo, proprio, con quella gioia famosa di cui tutti hanno parlato. Però la mia è anche un'esperienza di sofferenza, non tanto personalmente, ma di incontri che ho avuto nella vita con queste stigmate. Tant'è vero che pur non volendo sono arrivato, direi, all'ultimo tratto della mia esperienza sacerdotale, non perché abbia intenzione di chiudere presto la mia storia, però presumo che resterò lì. Ecco, ma Don Nando, cosa ha portato? No? Allora, i salesiani sicuramente l'hanno portato a un confronto a incontrare con questo tipo di fede vissuta nella gioia, nell'entusiasmo. Io ho vissuto un'infanzia terrificante da questo punto di vista nella mia parrocchia. Io ascoltavo la messa in latino, non era terrificante la messa in latino, era l'incomprensione, il mistero. Mi ricordo certi quaresimali di certi preti barboni con il ditino alzato e parlavano solo di inferno, solo e sempre di inferno, di peccato. Cioè, quindi era un Dio, insomma, veramente non interessante a questo punto di vista, né per gli adulti né per i bambini. Quindi entrare a fare questa esperienza di una preghiera vissuta in comunità, i salesiani sono speciali per queste cose. Poi sono ritornato, diciamo, dopo tanti anni che ho fatto esperienze sempre con loro, la mia parrocchia non me la proprio da filavo. Diciamo. Sì, ho fatto anche esperienze di soggiorni estivi per i bambini baraccati di Roma, che non ci sono più, ma intorno all'acquedotto Claudio c'erano le baracche. Padre Sordelli c'era. Sì, ma io ci sono stato con Don Stelvio Tonnini, che stava la chiesa del Sacro Cuore. Abbiamo cioè, questo l'ha avvicinata molto. Questo mi ha avvicinato. Poi lei ha lavorato, faceva altre attività. Ho fatto altre attività. Quando è diventato prete? Perché sono si diventato è prete? E soprattutto, Don Nando, ci può spiegare questa spinta irresistibile di cui le parla? Perché irresistibile? Lei dice bene, perché io la parola vocazione la metterei in un angoletto, perché come la parola amore, come la parola, sono molto sfruttate. Quindi poi alla fine dobbiamo dare... È una spinta irresistibile. Non ho sentito nessuna voce, non ho visto niente, niente. Però questa tortura, diciamo, è durata 10 anni, era una tortura. Che io dicevo, ma io lavoro. Si cominciavano a vedere i primi frutti del mio lavoro. Ero contento così come stavo, ero tornato in parrocchia, seguivo le attività parrocchiali, facevo parte del consiglio pastorale, attività caritative, eccetera, eccetera. Però questa cosa mi frullava sempre nella mente. Sono andato a Lourdes ed ecco che c'è sempre un incontro o un'occasione speciale. E tornando? No, lì stesso. Sono stato 4 giorni a piangere dall'altra parte del Gave, sul Prato.
e vedevo quest'altro fiume di umanità che passava là davanti. Gente che forse non aveva conosciuto neanche un giorno di serenità nella sua vita, eppure erano sereni. E io stavo lacerato da questa cosa così semplice, perché non volevo legarmi mani e piedi a qualcosa. E quella è stata la spinta irresistibile. Sì, tornato a Lourdes, ho detto al vescovo, io voglio diventare prete. E così è andata.